mattinata sono ancora stati moltissimi, non solo i lavoratori ma anche gli studenti e le studentesse che hanno aderito a questa giornata di lotta. Se ci ritroviamo qui è perché non siamo tutti sulla stessa barca. Quella che stiamo vivendo è una fase in cui, e non è la prima volta, ci ritroviamo tutti noi come classe lavoratrice, come proletari, a pagare il prezzo di una crisi che noi non abbiamo prodotto e che noi non vogliamo più pagare come stiamo facendo. Perché è vero che le difficoltà sono tante, ma è anche vero che quando siamo insieme, uniti e organizzati, vinciamo. Questo lo dimostrano tantissime esperienze. In primis le lotte di tanti lavoratori e lavoratrici che sono qui oggi in piazza. Abbiamo in particolare i lavoratori della FedEx TNT, un'azienda multinazionale della logistica tra le più grandi al mondo, che per la prima settimana hanno fatto sciopero in tantissime filiali d'Italia e adesso stanno continuando con una lotta che li vede in prima fila oggi insieme a tantissimi compagni di altri magazzini della logistica, innanzitutto la SDA, Poste Italiane, che è scesa in sciopero già da ieri sera. Precarietà, miseria e lutto, pagherete caro, pagherete lutto. Sono due settori, gli studenti e i lavoratori sono quelli più colpiti dall'emergenza e dalla pandemia, che ha dimostrato come i governi europei, il governo italiano in primis, fanno solo gli interessi delle grandi multinazionali, delle grandi aziende, eliminano ogni giorno i diritti sul posto di lavoro, eliminano ogni giorno e aumentano i licenziamenti, aumentano le persone in casa integrazione, aumentano le nostre famiglie che sempre più sono senza lavoro. Dobbiamo opporci con forza a questo ricatto che ci hanno propinato giorno per giorno, e ci hanno cercato di togliere il diritto allo studio con la didattica a distanza, hanno cercato di farci lavorare gratis con l'alternanza scuola-lavoro e quindi è fondamentale ribadire che non possiamo accettare a testa bassa, dobbiamo collaborare con gli altri settori sfruttati nella società per alzare la testa e cominciare una nuova stagione di lotte. Siamo sotto la luce dell'USR e qua, in questo palazzo, sono i responsabili delle scelte scellerate di questa regione. Per la scuola, per la seconda volta in 6 mesi, c'è stato un rientro non in sicurezza, dove è stato speso un centesimo per rafforzare l'edilizia scolastica, per rafforzare i trasporti, per assumere insegnanti e personale ATA, di cui mancano 210.000 unità ad oggi. Non è stato fatto nulla per risolvere davvero le enormi problematiche che pone la DAD. Come insegnante, come supplente, posso vedere benissimo che non è un modo di portare avanti un programma didattico, che tanti studenti sono impossibilitati a seguire le lezioni. Come lavoratori pubblici, i nostri ambiti sono fondamentali, sono i servizi, sono i trasporti, è la scuola, è la sanità. E questi settori oggi sono sotto attacco economico, sotto attacco politico e ideologico. Siamo in una fase drammatica dove Confindustria e il padronato battono cassa e ricevono centinaia di euro a fondo perduto e con le sovvenzioni, mentre la classe popolare, la classe lavoratrice e i tuoi studenti sono quelli che devono pagare il costo di queste politiche. Se oggi ci troviamo qua è perché come lavoratori e studenti sappiamo che per andare avanti, non per andare indietro, per far pagare la crisi ai padroni, è sempre più necessario organizzarci. Organizzarsi significa nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle scuole, nei magazzini, nelle fabbriche, nei campi, essere capaci di non avere più paura, di riuscire con l'organizzazione, la solidarietà nella lotta, la capacità di guardare avanti, di portare un messaggio che con i risultati conquistati è un messaggio che noi portiamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici, a tutti i proletari. Uniti si vince, la crisi la paghino i padroni, noi la crisi non la paghiamo. Noi la crisi non la paghiamo! Noi la crisi non la paghiamo!
Thank you.